sono Carmelo Tonino, sono un frate cappuccino della provincia di Palermo e sono attualmente cappellano dell'Uccellone di Palermo, una realtà abbastanza nuda e cruda, solo il nome Uccellone già fa un pochettino tremare. E la mia presenza all'interno di questo carcere, soprattutto nel cercare di incontrare la persona sofferente, che all'interno del carcere si scontra con la realtà che sono i detenuti, persone meravigliose segnate da tantissima sofferenza. Qual è l'obiettivo? Non faccio nulla di straordinario, il mondo l'ha salvato e continua a salvarlo Gesù Cristo, ma la mia presenza è stare accanto a chi soffre, dicendo, come faceva Francesco d'Assisi, di condividere con i lebbrosi il proprio tempo e la propria vita. Non faceva i miracoli, non ha salvato i lebbrosi, ma si è fatto lebbroso, si è fatto povero per stare con loro. E così cerco di fare io insieme agli altri frati, di stare accanto a questi fratelli che purtroppo sono vittime di un sistema, vittime del proprio egoismo, vittime della situazione e della realtà, di condividere con loro il tempo che il Signore ci dà a disposizione, con i sacramenti, con il parlare, con il dialogo, cercare di non giudicare a nessuno, come dice Francesco, che nessuno guardando i tuoi occhi se ne vada senza il tuo perdono. Loro sono già stati condannati e hanno tantissimo peso sulle spalle. Da parte mia l'unica cosa che cerco di portargli è la misericordia e l'amore di Dio, che insieme al loro impegno possono cambiare vita, possono avvicinarsi a un Dio misericordioso che gli dà la grazia di risentirsi liberati, anche se all'interno di una struttura abbastanza pesante e faticosa, quale il carcere in sé. Cosa di solito l'attività del carcere, io la paragono ad una parrocchia, celebriamo l'Eucaristia Domenicale di sabato, in totale abbiamo 5 messe, oltre che le varie attività quale preparazione per i sacramenti, non sempre restano, ma diversi detenuti non hanno ricevuto il sacramento della comunione o della cresima. È un modo che loro sentono la necessità di avvicinarsi al mondo della Chiesa. E soprattutto tantissime volte e tantissimo tempo lo trascorro per ascoltarli. È una presenza stare vicino a loro fisicamente oltre che spiritualmente. E si crea un'unione reciproca di affettività, di volersi bene reciprocamente, sostenendoci reciprocamente con la preghiera. Non posso dimenticare l'esperienza che facciamo con l'adorazione, che ogni mese i detenuti ci fermiamo e vedere tutti i detenuti in ginocchio davanti al Santissimo è qualcosa di meraviglioso. O dopo la confessione la necessità che hanno di sentirsi abbracciati e riconciliati con Dio e anche con loro stessi. In carcere si sta con Beatrice e con Virgilio, delle cose più belle alle cose peggiori, la violenza più assoluta, gli atti di carità, l'espressione massima di affettività o di interesse. Lo vedo quando entro nelle loro celle, che sono disponibili a offrirmi tutto quello che hanno, quel poco che diventa indispensabile per loro poterlo esternare, perché, come direbbero loro, diventi cosa loro, diventi parte di questo sistema. Da parte nostra, come frati del popolo, più stiamo con i poveri e più ci rendiamo conto che l'essere cappuccino, proprio come frati del popolo, ci arricchisce tantissimo, e forse sono proprio i poveri che ci insegnano a vivere, ci insegnano che Gesù Cristo, ci insegnano forse la nostra vita.